E nella lotta sanitaria al coronavirus c'è una luce in fondo al tunnel e le numerose testimonianze rilasciate dai pazienti guariti e dimessi nelle ultime settimane dal policlinico degli ospedali riuniti di Foggia rappresentano un segnale di speranza per tutti coloro che vogliono vincere la loro battaglia. Il coronavirus è un nemico che può essere sconfitto. Sono oltre 100 il totale dei pazienti guariti nell'ospedale del Capolegodauno, un trend importante soprattutto perché la struttura complessa di malattie dell'apparato respiratorio ha fatto davvero un lavoro incredibile. Solo all'ospedale d'Avanzo, convertito in tempi record come ospedale di coronavirus, con 3 reparti riservati a pazienti in condizioni cliniche più gravi e 2 reparti per i pazienti che hanno superato la fase acuta. A oggi il numero dei dimessi sono 56, che ha superato quello dei ricoverati, 54. E adesso andiamo ad occuparci di come si vive nella seconda fase del coronavirus. Ieri è stata la volta di Foggia, oggi facciamo il punto nella 6ª provincia pugliese, la BAT, News24.city.